Se sei un giovane calciatore e ti vuoi far notare, il modo migliore è segnare gol come questi. La lezione è stata imparata a perfezione dal talento del Watford, Matej Vidra. Dopo la doppietta di martedì sera contro l'Armenia nelle qualificazioni per Brasile 2014, non si parla che del futuro del ventenne ceco. Anche se nella nazionale maggiore non ha segnato molto, i suoi gol nella Championship avevano già fatto parecchio rumore. Quest'anno col Watford di Zola aveva già segnato 20 reti, cosa che aveva reso più che felice l'Udinese, proprietario del suo cartellino. Il fatto è che Zola sta lottando con le unghie e coi denti per arrivare in Premier League e ha detto di volersi tenere stretto il suo bomber. Dall'altra parte delle Alpi, invece, Guidolin sta cercando l'erede di Natale, casomai il napoletano decidesse di appendere gli scarpini al chiodo. Come se la rissa tra i due tecnici di Padron Pozzo non fosse abbastanza complicata, ecco la possibile entrata a gamba tesa di Mancini, ansioso di portare all'Etihad Stadium la giovane punta. Vidra ha più volte detto di voler rimanere in Inghilterra, specialmente se il Watford arrivasse in Premier League, ma in queste cose il parere dei giocatori non sempre è decisivo. Palla quindi all'Udinese, riprendersi il proprio talentino e far felici i figli tifosi friulani, tenerlo in parcheggio al Watford o passare subito alla cassa, una scelta sicuramente non semplice.